Allora, mister, prima uscita stagionale per il suo primo Lecce, che cosa ne pensa di questo 10-0? Il risultato è relativo in queste partite. Avevo bisogno di vedere innanzitutto cosa potesse sfornare questa squadra dopo pochi giorni di allenamento. Credo che hanno messo in pratica alcune delle situazioni provate, alcuni atteggiamenti in fase di possesso e in fase di non possesso palla, quindi sono contento per l'applicazione. Poi l'aspetto fisico è un qualcosa che andremo a valutare più in là, perché oggi, con carichi di lavoro che abbiamo avuto in questa settimana, non si possono giudicare. Non è certo la forma che cerchiamo, ma stiamo cercando di preparare una condizione ottimale sia da un punto di vista, per l'appunto, fisico che mentale, e quindi all'approccio alla gara. Per quanto riguarda invece i giovani che sono stati impegnati nel corso di questa partita, parlo di Capristo, Monaco, che ha dimostrato grandi qualità di palleggio, che idea si è fatto? Potranno, secondo lei, tornare utili finalmente dei giovani nel Lecce dopo tanti anni che qualche ragazzo alla primavera dalla Beretti non arrivava? Penso che sia anche un po' la nuova filosofia di questa società, cercare di dare la possibilità a chi fino ad oggi forse non l'ha mai avuta, a chi ha calpestato campi giocando con Beretti o Primavera, e credo che siano il nostro futuro. Ho bisogno, chiaramente anche per loro vale lo stesso discorso dei grandi, di avere una conoscenza un po' più profonda. Sono ragazzi, vanno aspettati, vanno stimolati, però vanno sicuramente incoraggiati a cercare di intraprendere quelle che sono strade che forse un po' si allontanano o si dovrebbero allontanare da una cultura calcistica che ormai appartiene al passato. Quindi tener conto sia dell'aspetto fisico, dell'aspetto mentale, dell'alimentazione. Stiamo curando un po' tutto questo, speriamo che anche loro ci vengano dietro, nella speranza di poterli vedere domani in un Lecce che possa essere rappresentato, per l'appunto, da giocatori di casa. Tre gol di Caturano, quattro di Pacilli, i due attaccanti hanno dimostrato di avere un buon feeling con l'ingol. Vedo che sorride, fa piacere. Sorrido perché è il loro mestiere, lo devono fare. Certo che farli oggi sicuramente sono buoni propositi affinché possano poi ripetersi in campionato, ancor prima in Coppa Italia. Da parte mia c'è soddisfazione, soprattutto non per i gol realizzati, ma per ciò che, per l'intensità che hanno provato a mettere, anche se non è stato quello che gli ho chiesto, perché non glielo posso chiedere allo stato attuale, ma soprattutto l'attenzione nel cercare di mantenere tra i reparti delle distanze brevi, di provare ad andare al recupero della palla anche in fatica, rischiare qualcosa in fase difensiva proprio per mettere sotto torchio i nostri difensori, e quindi tutte queste cose che mi fanno ben sperare. Poi alla lunga il tempo ci dirà se i loro gol siano serviti o meno. Io non ho dubbi, ma spero che anche il resto della squadra possa collaborare con loro per far crescere questo numero di reti. Perfetto, grazie.